I fatti contestati risalgono a fine 2018, proprio per questo non capiamo come sia stato possibile applicare una misura cautelare oggi. Come amministrazione comunale siamo vicini al sindaco Simone Tiglio, che ha dedicato una vita intera per la propria cittadinanza e che si difenderà nelle opportune sedi. Così il gruppo di maggioranza Rinascita di Zavattarello ha commentato l'arresto del sindaco messo in atto dalla Guardia di Finanza di Voghera al termine di un'indagine che avrebbe messo in luce, secondo la Procura di Pavia, una gara d'appalto truccata per la gestione di un asilo nido e un'assunzione pilotata nella casa di riposo del paese, dove la futura direttrice avrebbe saputo in anticipo, secondo l'accusa, le domande che le sarebbero state poste all'esame. Per queste vicende il sindaco Tiglio e altre tre persone risultano accusati a vario titolo di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbativa d'asta, rivelazione e utilizzo del segreto d'ufficio. Garantista e cauta anche l'opposizione in consiglio comunale a Zavattarello, guidata da Davide Corti. Sì, noi stiamo apprendendo anche noi le notizie man mano che arrivano. Devo dire che per quel che ci riguarda, come abbiamo sempre fatto, rimaniamo garantisti sul tema e lasciamo lavorare gli inquirenti. Insomma, noi continuiamo con il nostro ruolo di amministratori e, come abbiamo fatto, seppur diciamo da banchi diversi, a dare il nostro contributo per la vita del paese. Insomma, vedremo. Pensa che ci potrebbero essere, insomma, delle ripercussioni negative per il paese da questo fatto? Ma mi auguro di no. Ovviamente è bene che Zavattarello entri nella ribalta per le sue bellezze, per, diciamo, i servizi ai turisti. Ovviamente quello che ci speriamo di tornare al più presto. Così invece Alessandro Cattaneo, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, partito di riferimento del sindaco, finito agli arresti domiciliari. Noi come forza politica siamo sempre stati garantisti, lo siamo stati con i nostri avversari politici, lo siamo con Tiglio, che è un nostro rappresentante, qualcuno gli ha imputato di essere amico mio. Io lo voglio correggere, Tiglio non era amico mio, Tiglio è amico mio, ma il piano dell'amicizia è una cosa che rimane, il piano di chiarire ciò che gli viene imputato è un altro. Io confido che possa chiarire al più presto tutto ciò che gli viene mosso. Certo, rimane il tema di una custodia cautelare oggi per accadimenti che sono del 2019.